Poi, dati integrazione di sistemi, c'è il progetto di portale dei dati. Ok, come funziona la governance? Ho visto con il progetto di Milano un'evoluzione convergente, potrei dire. Cioè, il pubblico e il privato che fanno coordinamento e programmazione, quindi ci mettono le risorse finanziarie, risorse umane, risorse strumentali, diciamo così. Dopodiché ci sono i laboratori di coprogettazione, fatti dai cittadini e associazioni, che si occupano di analisi funzionale, cioè ci dicono cosa vogliono a livello di prestazioni, e il controllo di qualità, ci dicono se quello che abbiamo fatto risponde a quello che vogliono. Quindi questa è l'organizzazione. Il progetto vale circa 2 milioni di euro, di cui un mezzo milione è autofinanziamento dei partner. Il tema è bellissimo aspettare i fondi regionali, però intanto a Biella si è partiti mettendoci ciascuno del proprio, facendo rete. L'idea è proprio di contrastare la crisi con la coesione territoriale. Azioni, vado velocissimo su quelle meno rilevanti alla mattinata, però vi vorrei dare per un secondo una panoramica generale di tutto. Allora, questa è stata la prima, la più facile. Non c'era una pagina Facebook di Città di Biella, l'abbiamo aperta. Ora, quello che è interessante è che è uno strumento di comunicazione che raggiunge circa 50.000 persone alla settimana, quindi quello che succede è che i giornali vengono a prendere le notizie da lì, quindi è un'ottima cosa. Quindi, abbiamo fatto questa operazione. Nel 2016 altre partner dell'agenda digitale di Biella apriranno le loro pagine Facebook, la Camera di Commercio, possibilmente SEAB, eccetera. Poi vi dico chi sono i partner, quindi questa è stata la cosa più, vado dalle più semplici alle più difficili. Segnalalo a Biella. Questo è un meccanismo di customer care, cioè l'idea è di portare sul pubblico una nozione di customer care aziendale, per cui sostanzialmente c'è tutto un procedimento per cui l'amministrazione dà risposte in tempi certi ai cittadini che chiedono. I cittadini possono sulla pagina Facebook, ma anche su altri canali, c'è anche WhatsApp, faremo Twitter, anche faremo Telegram perché siamo molto alla moda, fanno le loro segnalazioni. C'è una prima presa in carica da parte del personale dell'URP che dice proprio tipicamente: segnalazione ricevuta, ce ne stiamo prendendo cura, il cittadino è importante che si sente in qualche modo ascoltato. Dopodiché gli uffici competenti danno di nuovo in tempi certi delle risposte, che possono anche essere, cioè c'è questa buca nella strada, non abbiamo i soldi per chiuderla, cioè possono anche essere risposte negative, però delle risposte vengono date. Quello che faremo nel 2016 sarà sostanzialmente interfacciare il sistema con i social network applicativamente, per cui io veramente faccio la foto della mia buca nella strada con Twitter e il sistema se la succhia automaticamente dentro e viene elaborata, e ci piacerebbe tanto una mappa georeferenziata delle segnalazioni, per cui io vedo tutto lo stato della città a livello di segnalazioni varie. Innamorati del Biellese è un'azione di marketing, sostanzialmente è la narrazione della città da parte dei cittadini stessi. Adesso qui vedete quella foto, siamo riusciti a fare una cosa miracolosa, abbiamo pubblicizzato il brutto tempo di Biella, nel senso che questa è una foto del lago di Verone con i lampi. Beh, questa foto l'hanno vista 6.000 persone, tipicamente ogni settimana c'è qualcuno che fa questa narrazione, ogni giorno manda una fotografia del territorio che gli piace, abbinata a una descrizione, e cosa succede? Su queste 6.000 persone ce ne sono un paio che magari dicono dove si trova Viverone, lì è un altro che glielo spiega come si raggiunge. Quindi di queste 6.000 persone magari un paio vengono a farsi una gita con la famiglia, si prendono il panino, è indotto turistico che viene generato a gratis, diciamo così. Make Biella è il metaprogetto, la costruzione dell'agenda digitale. Cosa succede? Abbiamo organizzato dei laboratori di coprogettazione con i cittadini che funzionano come una sorta di banca del tempo, cioè i cittadini si mettono assieme, selezionano azioni di loro interesse e ci lavorano, per cui abbiamo dato una metodologia